Ti devo dire, qui affrontiamo un po' un capitolo delicato, no? Soprattutto per il fatto che ci sta pure Claudio Santarelli qui, di Nauda, quindi non vorremmo suscitare le ire dell'amico Claudio. Però, conti, vari scherzi. Io sono stato molto contrastato, non devo scrivere questo libro perché secondo me il libro andava scritto, perché ho cercato, lo dico anche nella premessa, anche forse in qualche pagina finale, ho cercato di medesimare. Io ho preso molto a cuore la vicenda di questi due ragazzi, che erano giovanissimi tra altre cose. 23 l'uno, 24, 25 l'altro, quindi stiamo parlando veramente di gente molto giovane. E mi sono interrogato sul fatto che ti dicevo prima, ma questi due, fino a che punto sono stati consapevoli di quello che facevano? E allora mi sono poi posto il problema se la pena era sproporzionata, se la pena era giusta. Alla fine, fatto tutto un po' questo bilancio, io ho pensato che questo libro andava scritto soprattutto per un motivo, per rendere giustizia a questi due illustri sconosciuti. Io dovendo dare un giudizio storico, o meglio ancora politico, sull'operato di Giovinazzi e di Patamia, probabilmente lo darei negativo, cioè perché è chiaro che si trattava di un attentato all'ordinamento costituito, che allora era la monarchia borbonica. Però poi mi sono chiesto perché Ciro Menotti, per esempio, perché Pisacane, perché i fratelli Bandiera, che più o meno cercavano anche loro di destabilizzare il regno borbonico, hanno avuto tutta questa notorietà. E questi due poveri ragazzi non li conosce nessuno. Sì, è vero, noi abbiamo una lapide marmorea, ma nessuno sa.